ognuno nella sua sfera, non faccia il suo dovere e non lo faccia bene, o almeno il meglio che può. 1900. La disperazione più grave che possa impadronirsi di una società è il dubbio che vivere rettamente sia inutile. Corrado Alvaro, ultimo diario, 1961. Formalmente vuole rispettare la Costituzione, non la vuole violare, in sostanza. Non vuole fare la marcia su Roma e trasformare l'aula in alloggiamento per i manipoli, ma vuole istituire, senza parere, una larvata dittatura. Allora. Qualche informazione per chi è già in piazza: è partito da Piazza della Repubblica, ha fatto via Vittorio Emanuele Orlando, adesso è all'altezza più o meno di Largo Santa Susanna, è molto ma molto partecipato, siamo molto contenti di questo, fra poco speriamo di riempire questa bella piazza di Roma e vi devo dire intanto che ci sono 120 piazze in tutta Italia che fra questa mattina e questa sera si sono riunite per dire che la Costituzione italiana è viva, è la nostra Costituzione. A fra poco! E bisogna tener d'occhio i cuochi di questa bassa cucina. L'operazione si fa in tre modi, ve l'ho già detto. Rovinare le scuole di Stato, lasciare che vadano in malore, impoverire i loro bilanci, ignorare i loro bisogni. Attenuare la sorveglianza e il controllo sulle scuole private, non controllarne la serietà, lasciare che vi insegnino insegnanti che non hanno i titoli minimi per insegnare, lasciare che gli esami siano burlette, dare alle scuole private denaro pubblico, questo è il punto, dare alle scuole private denaro pubblico. Discorso pronunciato da Piero Calamandrei al terzo congresso dell'Associazione a difesa della scuola nazionale a Roma l'11 febbraio. Città d'Italia, dimostri che avete capito, che la cosiddetta riforma della giustizia non è una riforma, avete capito che la cosiddetta riforma della giustizia è una controriforma. E non è, guardate, soltanto come si dice e come si è detto anche giustamente, una ritorsione contro la magistratura, sì, anche questo, ma la posta in gioco è molto più alta, è molto più importante, vi riguarda da vicino molto più direttamente di quella che sarebbe se fosse solo una ritorsione contro la magistratura.